sicurezza subito qui, presto! Abbiamo un codice! Ah! Vi daremo la caccia fino all'ultimo, figli di puttana! Credete che l'America non vi troverà? Non serve, generale. Verremo noi in America. Il contratto dice niente armi, non in questa missione. E chi deve saperlo? Il generale McGowan. Ma questo dovrebbe farti star meglio. Ecco un piccolo souvenir dall'Indonesia. Grazie, Rick. Ma se mi servirà un calambit per una ricognizione aerea, saranno dolori. Male non fa. Dov'è Charlie con il satellitare? Ehi, scusate. Sto dando gli ultimi ritocchi a questo capolavoro. Il segnale elude completamente la base. E perché? Per tenere la bocca chiusa a quelli della difesa. È per questo che sei qui. Sam. Muoviamoci. Upload. Siamo dentro. Squadre, qui è il re. Siamo pronti. Pedone pronto. Altiere pronto. Cavallo pronto. Torre pronta. Regina pronta. Nient'altro, capo? Dì a Sara che sarà offline per qualche giorno. Sara è ancora single, vero? No, credo che lo prenderò come un no. E smettila di hackerare la base, siamo ospiti. Sì, ma è talmente facile. Video pronti. Ingaggio due nemici. Perfetto. Chiavi di decrittazione F scadono tra 40 giorni. Nemici abbattuti. Lasciatelo. Altiera a terra, va tutto bene. Andiamo. Bloccate tutto e muovetevi. Via la blacklist. Ora. Torre Andersen, qui Paladin 02. Chiediamo permesso di decollare, ricevete? La radio va? Funziona benissimo. Torre Andersen, qui Paladin 02. Richiediamo permesso di decollare dall'eliporto Alfa 9. Da, non c'è tempo, al diavolo il protocollo. Vuoi tornare in tempo per il poker del generale McGowan? Come credi che lo paghi l'elicottero? Lasciatelo. Rapporto squadra, bravo. Bravo, ok. Entrate. Mayday, mayday, mayday! Paladin 02, stiamo precipitando! Forza! Siamo alla base. Appena fuori dal perimetro. Muoviamoci. Siamo bersagli facili qui. Vic, aiutami, sono bloccato. Il satellitare di Charlie. Pronto? Porca merda, state bene, che cazzo succede? Elicottero abbattuto, stiamo bene. Avranno colpito il deposito di munizioni. Dove sei? Sotto un furgone col portatile, sentite? E ragazzi, tutti i canali radio sono down, deve essere un disturbatore. Il segnale è a nord-ovest da voi. Ok, tieni duro, noi troviamo il disturbatore. Andiamo.
Scommetto che i figli di Troia usano un disturbatore. Cosa te lo fa pensare? È il mio mestiere. Occhi aperti, Sam. Questi sono dei professionisti e noi non abbiamo neanche una pistola. Il canale di scolo ci terrà a riparo. Gesù, quello non è un mortaio! Sembravano dei Katyusha. Giù! Eccolo lì! Ok! Disperdetevi e continuate a cercare! Vic, non lo vedo! È lì! Oh, please, no! Ah, merda! Ok, a posto! Svelto, fammi scaletta! Squadra Bravo ha preso un caporale. Ce lo stanno portando. Bene. Iniziamo a registrare. Sì. Ehi, coglione! Sta morendo. Ma se bloccano il comando... Ok. Senza i loro aerei, i missili, non sanno combattere. Ma di morire sono capaci come tutti. È così che mi hanno insegnato a Miracle. Dovrebbero sparare a chi ti ha insegnato. Vogliamo fare danni, non effetti speciali. Va bene, facciamo a modo tuo. Amico, sai come disattivarlo? Ci sto lavorando. Lui come sta? Non chiederlo. Charlie, ci siamo. Ok, ok. È sufficiente disattivare l'oscillatore ed eliminare il segnale di disturbo. Non ti muovere, Blacklist. Non parlare, ok? Charlie, non c'è un interruttore. Vedi un pulsante blu? Sì. Quello. Cosa stai dicendo, amico? Che stai dicendo? Che dici? Non fermerete la Blacklist. Ho fatto, Vic. Non fermerete la Blacklist. Granata! Un devastante attacco alla grande base militare statunitense sull'isola di Guam. Il più pesante attacco a una base americana dopo Pearl Harbor. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo degli ingegneri. Hanno pubblicato un video su internet con agghiaccianti riprese dell'attacco e le loro richieste. Gli attacchi sono parte della Blacklist. La Blacklist. La Blacklist. America. Questa è la Blacklist. Un nuovo attacco ogni sette giorni.
Abbiamo una richiesta. Avete soldati in 153 paesi. Richiamate le vostre truppe. Ora. Altrimenti ci sarà l'attacco a settimana. Non vogliamo trattare. Non potete fermare la blacklist. Avete 7 giorni prima del prossimo attacco. La scelta è vostra. Noi siamo gli ingegneri. Qual è la situazione? Paladin 1 e la squadra di Fourth Echelon sono pronti, presidente, ma non troviamo il signor Fisher. Il suo amico lotta per la vita. Trovate Victor Cost e troverete Sam. Centinaia di morti in Guam, la spada di Damocle e di altri attacchi all'America. Il mondo vuole risposte, signor Fisher, e io non ne ho nessuna. Fourth Echelon deve trovarle, e non può farlo senza un leader. Tieni duro, Vic. Uno degli uomini di Vic viene con me, non si discute. Può avere Charlie Cole. E la Grimsdottir ha reclutato uno dei migliori della CIA come supporto. Isaac Briggs. E Grimm è fuori. Nemmeno lei la voleva in questa missione. Spiacente, Sam, voglio Grimm. È l'unica in grado di lavorare con lei. Benvenuto nella Fourth Echelon, signor Fisher.